oggettivamente è un'operazione davvero strategica, non solo per Mazara, non solo per Pantelleria, non solo per Trapani, ma per l'intera Sicilia. Mettiamo in moto un percorso di sviluppo turistico che metta al centro tutte le potenzialità della regione siciliana. Davvero di vero cuore voglio ringraziare l'assessore Falcone a capo delle infrastrutture siciliane, perché, ma non solo la nostra provincia, sta davvero puntando sulla infrastrutturazione di tutta la Sicilia, e questo è strategico per poi poter avviare serie politiche di turismo che portano reddito e sviluppo socio-economico. Qual è il suo commento su questo servizio in più, su questa iniziativa? Perché finalmente riusciamo a collegare l'isola di Pantelleria a più destinazioni, non solo Trapani ma anche Mazara, e soprattutto con un vantaggio che possiamo dare un servizio agli abitanti della Sicilia sud-occidentale, a quella Sicilia che è molto legata a Pantelleria, anche perché molto spesso mi facevano notare anche da Sciacca si nota Pantelleria, per cui sono nuove potenzialità di rapporti, nuove potenzialità di economia, nuove potenzialità di conoscenza e di confronto fra i due territori. Dal punto di vista imprenditoriale ovviamente è un'opportunità in più. Dal punto di vista imprenditoriale prendiamo atto che finalmente abbiamo una nuova tipologia di clientela che può arrivare sull'isola, quindi nuova economia che può girare sull'isola, e finalmente dobbiamo dire che le autorità preposte ci hanno ascoltato, perché era una cosa che fortemente abbiamo voluto da tanti anni e finalmente la stiamo avendo un collegamento che ci fa molto piacere.